Ciao a tutti amici di Nexus Lab, sono Alessandro e oggi vi presento la nostra videoprova del Sony Xperia S. Videoprova molto particolare perché abbiamo voluto aspettare per provarlo con Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Andiamo a scoprire intanto la confezione molto particolare, piatta, che andiamo adesso a scoprire insieme. Ok, divisa in due scompartimenti, a destra troviamo il device che abbiamo già tolto, a sinistra troviamo il caricabatterie che condivide il cavo USB micro USB, le cuffie con auricolare incorporato, in ear piuttosto qualitativamente buone. Io comunque non sopporto tanto le cuffie in ear, quindi preferisco quelle standard. Inoltre troviamo una piccola cover, pellicola da mettere davanti allo schermo, cosa insolita per un device standard, con in più un piccolo panno in microfibra per pulire preventivamente lo schermo. Poi troviamo il cavo micro USB con attacco a 90 gradi e inoltre, cosa anche questa abbastanza insolita, il cavo HDMI micro HDMI. Adesso andiamo a scoprire il device in sé. Eccoci davanti allo smartphone, l'Xperia S è un telefono veramente bello, a me piace tantissimo, delle linee di design che molto ricercate, come il suo predecessore Arc S, come volete chiamarlo. Anche questo Xperia S ha uno stile che forse si può ritenere tra i più belli della categoria di smartphone Android e non solo. Cosa molto particolare, troviamo questa barra trasparente dove vengono visualizzati i tasti funzione del telefono che sono touch ma superiori a questa barra, segnati con dei puntini che non so se riuscite a vedere. Ecco qua. Allora, sul lato sinistro abbiamo lo slot, il connettore per la micro USB per i dati e per caricare il telefono. A destra abbiamo il micro HDMI, cavo già incluso come vi ho fatto vedere prima, il bilanciere del volume, il tasto per scattare le foto doppia corsa perché abbiamo anche l'autofocus. In più dietro abbiamo la cassa altoparlante mono, il microfono per la riduzione dei rumori, il sensore da ben 12 megapixel e il flash LED. Molto bello anche il simbolo Ericsson qua in fondo. Nella parte bassa invece troviamo il gancetto per il cordino, il laccetto se lo volete inserire, e nella parte sopra il tasto di accensione e blocco-sblocco del telefono più il jack da 3,5 mm. Parte frontale è quasi tutta display, tranne questa parte bianca che è di puro design, parte bianca che aumenta le dimensioni del device. Device piuttosto grande, è anche pesante, 144 grammi per 128 mm di lunghezza, 64 mm di larghezza e 10,6 mm di spessore. Non è certo un device piccolino da tenere comodamente in tasca, però comunque l'ergonomia rimane ottima. Andiamo ad accenderlo. Ecco qua. Accensione abbastanza rapida, non dovrebbe impiegarci troppi secondi. Abbiamo la fotocamera frontale, ma non abbiamo, almeno io non l'ho visto, il sensore di luminosità. Infatti anche nelle impostazioni la luminosità viene regolata in modo manuale. Come potete vedere
la barra trasparente in fondo si illumina in modo da indicarci meglio i tasti funzione. Ok, andiamo subito a scoprire la particolarità di questa video recensione, perché infatti, come potete vedere, abbiamo la versione di Android 4.0.4 arrivata da pochissimi giorni sul device. A livello di interfaccia, per chi ha già un Xperia S con Gingerbread può vedere come i cambiamenti non siano rivoluzionari. L'interfaccia più o meno è rimasta la stessa. Troviamo l'aggiornamento di diversi widget, ma soprattutto una fluidità nettamente migliorata. Poi abbiamo anche dei programmi aggiuntivi o delle funzioni che prima non c'erano, come nella fotocamera troviamo tutte le funzioni ad essa collegate. Anzi, andiamo subito a testarla. Cerchiamo la fotocamera, eccola qua. Fotocamera che vi annuncio già, secondo me è forse, non vorrei rischiare di dirlo, però ci provo, secondo me è la migliore fotocamera su dispositivo smartphone Android in commercio. Dico Android perché non ho avuto modo di confrontarlo in questo periodo direttamente con un iPhone o un Lumia, per esempio, però vi posso garantire che le foto sono molto buone. Secondo me superiori sia al S3 e superiori anche al One X. Abbiamo un livello proprio di dettaglio della foto che non è dato solo dal sensore, ma probabilmente è dato anche dal tipo di focale presa da Sony. Come potete vedere non abbiamo quasi nessun rumore. Questo è una macro su un braccialetto, come potete vedere abbiamo questo bellissimo effetto sfocato dietro e questo primo piano molto dettagliato. Ok, andiamo anche a vedere il multitask. Come potete vedere, il solito multitask di Android Ice Cream Sandwich. Queste sono le impostazioni che troviamo nella fotocamera. Abbiamo l'apertura panoramica 3D. 3D non significa che abbiamo un effetto tridimensionale, ma abbiamo il classico panorama che facciamo con Ice Cream Sandwich. Queste sono le diverse panorami che possiamo fare. Cambiano l'angolazione e cambiano alcuni particolari, ma più o meno il panorama rimane identico in tutti i casi. Abbiamo le scene per immortalare i diversi soggetti, se in movimento o meno, l'esposizione, e in più abbiamo anche i video in full HD, anche questi ottimi, veramente fatti bene, le diverse modalità e l'esposizione. Possiamo anche mantenere il flash attivo in caso di scene un po' più buie. Andiamo a sentire l'audio e la qualità multimediale del dispositivo. Andiamo sulla nostra solita cartella di test Shakira. Allora, l'audio è forte e pulito, non abbiamo una distorsione neanche con canzoni un po' più basse, comunque abbiamo, i bassi non vengono riprodotti praticamente.
In altri casi abbiamo registrato in alcuni video, soprattutto in AVI, alcuni problemi alla codifica audio, ma lì è probabilmente più legato al lettore, ai codec, che alla qualità dell'altoparlante. Andiamo ad aprire un MP4. Un attimino, se ci avete seguito sapete che noi scarichiamo in streaming da Dropbox, quindi facciamo caricare un attimo, essendo questo un video in Full HD che utilizziamo sempre, quindi adesso lo facciamo caricare. Ok. Allora, lo schermo in HD di questo Sony è veramente bello, pur non essendo un AMOLED abbiamo dei neri che superano la qualità dei normali Super LCD. Questo è dato anche da cosa? Dalla tecnologia Bravia Engine, che possiamo vedere nelle impostazioni del display. Come potete vedere abbiamo il motore mobile Bravia Engine attivato. Purtroppo la luminosità non è regolabile in automatico, cosa piuttosto brutta per un terminale di alto rango come questo Xperia S. Vi ricordo, questo telefono è un hardware costituito da una CPU dual core da 1.5 GHz, un gigabyte di RAM e un display da 4.3 pollici. Display non enorme, ma comunque, scusate il telefono. Scusate un secondo. Ok. Ma che comunque occupa gran parte dello spazio dalla cornice. Cornice sia costituita dai tasti funzione nascosti da questi puntini argentei che voi non vedete, da questa barra bianca e da tutta questa parte sovrastante che purtroppo occupa un po' troppo spazio. A livello invece di sistema, il sistema è notevolmente migliorato dal precedente, già prima funzionava bene ma adesso è veramente un piacere utilizzarlo. Andiamo a digitare un messaggio. La tastiera Sony è piuttosto classica, non implementa grandi scorciatoie o grandi funzioni. Però, come potete vedere, è piuttosto veloce. Abbiamo il tasto rapido per le emoticons e non è nient'altro. Cosa piuttosto positiva per chi non desidera grandi funzioni. Possiamo anche personalizzare la tastiera Xperia. Possiamo visualizzare il tasto di digitazione vocale di Google, suonerie e vibrazioni, l'aspetto della tastiera. Possiamo aggiungere tasti, tasto sorriso, tasto virgola e punto. Adesso che li abbiamo inseriti dovremmo anche vederli qua sotto. Come potete vedere, prima questo virgola e punto e il tasto per la guida vocale non erano presenti. Ok. Altro aspetto positivo è che questo Xperia S è certificato per il PlayStation Store, che ci consente di scaricare a pagamento naturalmente alcuni giochi per questo device ricavati dai titoli storici per la console Sony. Abbiamo anche Music Unlimited e Video Unlimited, tutte e due servizi legati a Sony per la visione in abbonamento di video e musica. Abbiamo anche Walkman, che è il lettore musicale
proprietario di Sony, presente soprattutto nei suoi lettori MP3, ma che ritroviamo anche in questo device. Abbiamo inoltre, come potete vedere, eccola qua l'icona del Sony Store. Abbiamo anche Neo Reader, che non è altro che un lettore di QR code, che vi risparmio, niente di trascendentale. Abbiamo anche altre applicazioni, questo è un cellulare in versione francese, come potete vedere, legate alla Francia, Canal Plus sarebbe diciamo il nostro Sky. Poi abbiamo la possibilità di vedere tutti i dispositivi connessi alla nostra rete intranet, in questo caso vediamo il PC, il nostro PC. Se andiamo sulla musica, vediamo tutti i file musicali, tutti i file presenti sul nostro PC. Possiamo aprirne uno al volo, casualmente prendiamo questo. Adesso, tramite la intranet, naturalmente essendo intranet è molto più veloce rispetto al passaggio su Dropbox, che passa da internet. Che dire di questo Sony Xperia S? Un terminale che a livello multimediale forse non ha paragoni, un sensore della fotocamera che non è solo marketing, i 12 megapixel si sentono, si vedono, e grazie al display ben risoluto e alla tecnologia Bravia Engine, queste foto e questi video vengono visionati in maniera perfetta. Un device veramente notevole che, seppur dual core, può ancora rivaleggiare con tutti i quad core presenti sul mercato. Purtroppo non manca di difetti, tra questi non capisco la mancanza di un sensore di luminosità. L'ho cercato, ho guardato anche su internet e in effetti mi viene confermato che il sensore non esiste, non esiste l'opzione, e purtroppo questo danneggia un po' l'utilizzo da parte dell'utente, che deve sempre andare a impostare manualmente questa opzione. Per il resto l'interfaccia del Sony Xperia S è piuttosto pulita, non troppo personalizzabile, ma con qualsiasi altro Lancer non di default possiamo personalizzarlo a piacimento. Per il resto, anche dal punto di vista videoludico, ci troviamo di fronte a un terminale assolutamente di spessore, grazie anche alla disponibilità dei giochi PlayStation. Un terminale che consiglio, ma che forse è meglio che provate con mano per vedere se può garantirvi delle una maneggevolezza tale da essere portato in giro comodamente, perché è un terminale piuttosto pesante, 144 grammi per 128 per 64 per 10,6 mm di spessore, piuttosto spesso per essere un dual core. Che dire, Sony, speriamo che continui su questa strada adesso che Ericsson è stata estromessa dalle questioni di marchio. Speriamo che il design e le prestazioni continuino in questo modo e che il prezzo scenda rapidamente. Per adesso questo device potete trovarlo a 420-430 online e più o meno 500 euro sui negozi fisici. Un saluto da Alessandro per Nexus Lab.